Allora, secondo tentativo di partenza, matrice, definizione. Allora, una matrice, detto piuttosto brutalmente, è una tabella rettangolare di numeri. È una tabella rettangolare di numeri. Si indica con indichiamo con bisogna inventarsi una notazione, diciamo M e N per M, l'insieme delle matrici con N righe ed M colonne. Notazione per gli elementi: se diciamo A è una matrice N per M, e qui lo dico, diciamo, di solito indicheremo le matrici con lettere maiuscole, di solito indichiamo le matrici con lettere maiuscole, quindi se A è una matrice di quel tipo lì, allora l'elemento che sta nella riga I e colonna J si indica con, non è una grande sorpresa, AJ. Oppure certe volte userò le lettere piccole. Così. Facciamo subito un esempio per capire di cosa stiamo parlando. Io posso dire che una matrice A è uguale alla matrice in cui metto 2, 5, meno 7, 1, 3, 4. Questa è una matrice. La tabella rettangolare di numeri. Ho messo numeri interi, ma non sono obbligato, posso metterci radice di 2, pi greco, quello che voglio. Questa è una matrice quanti per quanti? Questa è una matrice 2 per 3. Primo numero indica le righe, due righe, e tre colonne. Evidente, le righe sono quelle in orizzontale e le colonne sono quelle in verticale. Va bene, se io voglio sapere qual è l'elemento, che ne so, A, 1, 2, chi è? Prima riga, seconda colonna. Quindi 5, la battaglia navale, non è niente di più difficile della battaglia navale. Se io voglio sapere chi è A, 2, 3, colpito affondato. Se voglio sapere chi è A, 3, 2, non ha senso, perché siamo fuori dal range possibile per le righe e colonne. Quindi questo qui non ha senso. Quindi la definizione penso che sia chiara ed è abbastanza semplice. Casi speciali di matrice. Speciali ma importanti. Casi speciali di matrice. Uno, se diciamo n uguale a 1, cosa succede? Se n uguale a 1 c'è una sola riga, quindi la matrice è quello che si chiama un vettore colonna, è un vettore riga, c'è una sola riga, e la matrice, che in un certo senso è davvero una matrice, si chiama vettore riga.
Beh, cosa succederà mai, grossa sorpresa, se m uguale a 1, c'è solo una colonna e si chiama vettore colonna. Si chiama vettore colonna. Vettore colonna. Però in un certo senso la possiamo pensare come matrice. 3, se n uguale a m uguale a 1, allora c'è un solo numero, la matrice è un solo numero. La matrice è un solo numero. È un solo numero. Quindi se voglio pensare tutto in termini di matrici, se io ho, diciamo, 1, 5, 7, 9, questo a cosa appartiene? Questa è una matrice 1 per 4. Se io metto 3, 7, 22 e li metto così, questa è una matrice 3 per 1. Questo è un vettore riga, come si vede chiaramente guardandolo, e questo è un vettore colonna. E questo è un vettore colonna. E va bene, fino qui tutto semplice. Andiamo avanti con le cose semplici. Semplici operazioni con le matrici. Semplici operazioni con le matrici. Che cosa vorrà dire sommare due matrici? Quindi semplici operazioni. La prima semplice operazione è la somma. La somma come è definita? La somma è definita, diciamo, termine a termine, ma cosa richiede in termini di dimensioni della matrice? Che siano della stessa dimensione. Se A e B, se A e B sono matrici della stessa dimensione, quindi stesso numero di righe e stesso numero di colonne, allora somma e differenza si definiscono, come uno pensa, termine a termine. Finiscono termine a termine. A termine. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, diciamo, se io prendo A più B e vado a considerare l'elemento IJ, chiaro cosa vuol dire questa notazione? Prendo la matrice somma e mi chiedo chi è l'elemento della riga iesima e della colonna j-esima, questo a cosa è uguale? A IJ più B IJ. Questa è la formula ufficiale per la somma di due matrici. Ovviamente si intende, cosa importante, che le matrici devono avere la stessa dimensione, se no non ha senso sommarle. Nota bene, queste formule qui le scrivo non soltanto per amore di scrivere una formula matematica, ma perché questo è il linguaggio che capisce una macchina. Se devo insegnare a una macchina a lavorare con le matrici, queste sono le formule che gli devo andare a scrivere. Questa è la somma. Poi, altra operazione semplice è il prodotto di una matrice per un numero. Prodotto, matrice per numero. Matrice per numero. Beh, questo come si definisce? Sostanzialmente, prodotto di una matrice per un numero, cosa vuol dire? Che voglio fare tre volte una matrice. Voglio fare meno radice di due volte una matrice. Cosa faccio? Semplicemente moltiplico tutto per... Se A appartiene alle matrici... Come lo chiamate? M per N o N per M? N per M, ho scritto il contrario di quel che scrivevo di solito. N per M e lambda è un numero, allora lambda A si definisce moltiplicando termine a termine. Si definisce moltiplicando tutti i termini, applicando tutto per lambda, diciamo, tutto per lambda. Quindi se voglio essere preciso, lambda A
matrice lambda A, posizione ij, è definito come lambda per A ij. Cioè prendo l'elemento che stava nella posizione ij e lo moltiplico per lambda. Ovviamente ottengo una matrice, inutile dirlo, che ha la stessa dimensione di quella di partenza. Ah, prima l'ho detto per la somma, ma quello che ho detto per la somma ovviamente vale per la differenza. Fare la differenza di due matrici vuol dire sottrarre termine a termine. C'è una terza operazione semplice tra matrici, che è la matrice trasposta. Matrice trasposta. Matrice trasposta, come si definisce la matrice trasposta? Se A appartiene alle matrici n per m, allora la trasposta è la matrice adesso lo dico un po' brutalmente, poi scrivo la formula, ottenuta scambiando righe e colonne. Scambiando righe e colonne. E la matrice, diamogli un nome, si indica di solito A con una T. La T si può mettere maiuscola, si può mettere minuscola. Qualcuno la mette prima della matrice, qualcuno la mette dopo. Io la metto dopo perché forse è un po' più chiaro. A trasposta, così è come si legge. Ottenuta scambiando righe e colonne. Dunque è una matrice. Dunque A trasposta si scambiano le dimensioni. È una matrice M per N. La definizione è A trasposto elemento IJ è uguale, per definizione, a quello che era l'elemento JI della matrice originaria. Adesso questa è un'operazione che è più facile da farla praticamente che da dirla algebricamente. Vediamo subito qualche esempio. Esempi. Che ne so, se io prendo una matrice A e faccio una matrice 2x3, ci metto 1, 5, 7, 2, 4, meno 3, metto dei numeri a caso, allora la matrice A trasposta, che cosa diventa? Sostanzialmente quella che era la prima riga diventa la prima colonna. Quindi 1, 5, 7, e quella che era la seconda riga diventa la seconda colonna. Quindi 2, 4, meno 3. Andiamo a vedere le relazioni tra gli elementi, ad esempio A trasposta 1, 2, diciamo, che A trasposta 1, 2? A trasposta 1, 2, prima riga, seconda colonna della trasposta, questo. Questo 2 qui dove stava? Stava qua. Questo qui è matrice originaria 2, 1. E così via per gli altri elementi. Quindi questo giustifica il fatto che si scambiano gli indici e così via. Esercizio. Posso calcolare A più A trasposta? Se e soltanto se la matrice è quadrata. Perché se non è quadrata, le dimensioni sono diverse, si scambiano le dimensioni, quindi sono diverse e non posso sommare. Quindi per poter sommare la risposta, se e solo se e solo se A è quadrata. Cioè A appartiene alla matrice M, che sono n per n. In caso contrario A è A trasposta
contrario, A e A trasposta hanno dimensioni diverse, quindi non si possono sommare. Hanno dimensioni diverse e quindi non si possono sommare. Non si possono sommare. Queste erano le operazioni, come le avevo chiamate, operazioni, semplici operazioni con le matrici. C'è un'operazione che è meno semplice, cioè che a posteriori, dopo tre giorni che uno la fa, diventa semplice, però la prima volta che uno la vede non è ovvia come uno vorrebbe, ed è il prodotto di matrici, che è l'operazione interessante, quella che dovremo un po' imparare a gestire. Prodotto di matrici. Prodotto di matrici. Allora, come è definito il prodotto di matrici? Siano, adesso la dico un po' brutalmente, poi la dirò più precisamente, siano A appartenente alle matrici N per M e B appartenenti alle matrici M per K, due matrici. Nota bene, le dimensioni non le ho messe a caso. Il numero di righe della seconda è uguale al numero di colonne della prima. Quindi il numero di righe della seconda uguale numero di colonne della prima. Numero di colonne della prima. Allora posso definire il prodotto. Posso definire il prodotto. Il prodotto che vado a calcolare è A per B. E questo qui risulterà una matrice N per K. N per K cosa vuol dire? Tante righe, quante la prima, tante colonne, quante la seconda. Cioè il numero che era in comune sparisce sostanzialmente, quell'M che era in comune sparisce. Quindi tante righe quante la prima, tante righe come la prima, e tante colonne come la seconda. Tante colonne come la seconda. Allora, posso definire il prodotto e si definisce moltiplicando righe per colonne. Si definisce, diciamo, è il famoso prodotto righe per colonne, adesso poi lo vediamo in un esempio e lo scriviamo moltiplicando righe per colonne. Righe per colonne. Vediamolo in un esempio, poi scriveremo la formula formale, però secondo me un esempio chiarisce le cose più di tanti discorsi. Allora, prendiamo la matrice, mettiamo qui, che ne so, 3, 5, 2, 4, 1, meno 2. Questa è la matrice A, e la voglio moltiplicare per una certa matrice B. B la prendo come? Che cos'è è importante che abbia B? Che abbia due righe. Poi la posso fare con tutte le colonne che voglio, ma l'importante è che abbia due righe. E quindi B la prendo di due righe. Prendiamo 2, 3, 1, 2. No, voglio mettere numeri diversi che sennò poi... Così. Adesso lo sto facendo anche con due colonne, però non è obbligatorio. Quindi la cosa importante è che questa dimensione sia uguale a questa dimensione. E adesso voglio calcolare il prodotto. Il prodotto mi verrà quanto? Il prodotto mi verrà tante righe quante la prima, tante colonne quante la seconda. Quindi il prodotto mi verrà un 3 per 2. Andiamo a fare il conto. Cosa vuol dire moltiplicare righe per colonne? Allora, io devo decidere il tizio da mettere qui in testa. Posizione 1, 1. 1, 1 cosa faccio? Prima riga,
per prima colonna. Prima riga per prima colonna. Hanno la stessa lunghezza, diciamo, uno in orizzontale e uno in verticale. Adesso cosa faccio? Faccio 3 per 2, faccio 3 per 2 più 5 per 3. 3 per 2 più 5 per 3 fa 6 più 15, 21. E questo è il numero che ho messo qui. È chiaro come l'ho ottenuto? Ho fatto righe per colonne, la prima riga per la prima colonna. E ho fatto una specie di? Ho fatto una specie di prodotto scalare tra la prima riga, diciamo per ottenere l'elemento, in posizione 1, 1, ottenere l'elemento, in posizione 1, 1, ho moltiplicato come fosse un prodotto scalare, come, vedete che tutte le cose un po' si vanno a finire insieme, come fosse un prodotto scalare, la prima riga, con la prima colonna. Prima riga sottinteso della prima matrice con la prima colonna sottinteso della seconda matrice. Va bene, se abbiamo capito questo, cerchiamo di capire il tizio che andrà a finire qua. Qui siamo in posizione 1, 2, quindi prima riga, seconda colonna. Quindi cosa faccio? La prima riga della prima matrice per la seconda colonna della seconda matrice. Quindi faccio questo per questo. Quindi faccio 3 per 1 più 5 per 5, 3 per 1 fa 3, 5 per 5 fa 25 e quindi diventa 28. Vabbè, se abbiamo capito questo possiamo andare avanti. A questo punto l'elemento qui chi sarà? Questo è l'ultimo che coloro, diciamo sarà la seconda riga, devo andare a finire qui per la prima colonna, quindi 2 per 2 fa 4, più 4 per 3 fa 12, e quindi qui ci vado a mettere 2 per 2 è 4, e 12 fa 16, e quindi qui ci mettiamo questo. Adesso ho impiastricciato fin troppo di colori, quindi gli altri li calcolo senza colorare. Qui cosa devo mettere? 2 per 1 più 4 per 5, 22. Seconda riga per seconda colonna. Adesso qui, terza riga per prima colonna, 1 per 2 fa 2, meno 6, qui c'è meno 4. E infine, ultima riga per ultima colonna, calcolo questo elemento, 1 per 1, 1 meno 10, meno 9. E questa qui è la matrice A per B. Adesso cerchiamo di scrivere il tutto formalmente. Quindi formalmente cerchiamo di scrivere il tutto con una formula. Formalmente, se A è una matrice, abbiamo detto n per m, e B è una matrice m per k, allora l'elemento A per B, ij, l'elemento che finisce in posizione ij nel prodotto, come è definito? È definito come una sommatoria. Mi serve un indice per la sommatoria, che non sia ij, m, n, k, che ne so, r. Per r che va da 1 a l'indice comune, m di a, i, m per b, m, j. Questa è la formula. Cosa dice questa formula? Fermiamoci un attimo. No, qui c'è... Cosa devo mettere? Così. Cosa dice questa formula? Dice che per ottenere ogni elemento
devo sommare m termini. M termini è la lunghezza comune. Devo sommare m termini. Quali sono gli m termini? Gli m termini li prendo dalla riga iesima della prima e dalla colonna giesima della seconda. E l'indice L è quello che mi varia così e così. Questa è la formula scritta per bene. Questo qui vale per I dove sta? I? Ah, ho scritto sì. Ho purtroppo la vista è quella che è. Ho usato la lettera R, quindi questo qui è R. R, G. Quindi I dove sta? I sta tra 1 e N, è l'indice della riga, e J, che è l'indice della colonna, sta tra 1 e K. Benissimo. E questa è la formula. Però se uno parte dalla formula scritta così si capisce poco. Se uno invece ha visto prima un esempio, penso che possa essere più chiaro. Commentiamo un attimo questi indici. Qui vuol dire che vado a pescare dalla iesima riga della prima matrice, riga della prima matrice, e qui vado a pescare dalla jesima colonna della seconda matrice. Jesima colonna della seconda matrice. Della seconda matrice. Allora vediamo qualche buona notizia e poi vedremo qualche cattiva notizia. Allora, buone notizie. Il prodotto ha molte proprietà. Molte proprietà attese, diciamo. Ad esempio, se le dimensioni sono compatibili, il prodotto si distribuisce, è distributivo. Cosa vuol dire distributivo? Se io ho A più B e lo moltiplico per C, questo qui fortunatamente diventa A per C più B per C. Stessa cosa se A è in testa, A per B più C, questo è uguale ad A per B più A per C. Questo vuol dire che è distributivo. Queste sono facili verifiche, questa è una facile verifica. Facile verifica di solito vuol dire esercizio. Se uno vuole capire bene questo discorso degli indici può fare queste verifiche qua. Quindi è distributivo e si distribuisce anche rispetto, si distribuisce rispetto al prodotto per costante. Rispetto al prodotto per una costante. Cosa vuol dire che si distribuisce rispetto al prodotto per una costante? Vuol dire che se io faccio lambda matrice A per B, questo è come fare lambda volte la matrice A per B. Questo è abbastanza evidente. Se moltiplico tutti i termini per un certo numero, per 3, allora posso moltiplicare quello della prima matrice, oppure posso fare il prodotto e poi moltiplicare alla fine. Questo è uguale. E questo qui è la stessa cosa che fare A per lambda B. Tutte queste cose funzionano come uno si aspetta. Queste sono le buone notizie. Le cattive notizie è che il prodotto non è commutativo. Ah, un'altra buona notizia è il prodotto è associativo. Cosa vuol dire che il prodotto è associativo? Vuol dire che se io faccio A per B per C, questo qui è come fare AB per C.
Cioè, se devo moltiplicare tre matrici di dimensioni compatibili, allora posso moltiplicare, posso scegliere se fare prima il prodotto delle prime due e poi moltiplicare per quell'altra, oppure se fare prima le ultime due e poi moltiplicare per la prima. Questo ovviamente se le dimensioni sono compatibili. Anche la seconda è una facile verifica. Facile verifica. Mentre questa terza proprietà qui, questa storia del fatto che il prodotto è associativo, tra l'altro il fatto che il prodotto sia associativo ci autorizzerà da ora in avanti a scrivere A, B, C di fila, senza mettere le parentesi, perché è indifferente l'ordine nel quale uno andrà a fare le operazioni. Se uno vuole dimostrare questa qui, la dimostrazione è fastidiosa, dimostrazione fastidiosa di quest'ultima, fastidiosa, e segue dall'uguaglianza che scrivo semplicemente, non sto a commentare, ed è una cosa che io dico, se qualcuno si annoia perché tutto il resto gli sembra banale, può provare a dimostrare questa disuguaglianza qua. Perché è un po' A, B, C. Se io vado a chiedermi chi è l'elemento IJ del prodotto ABC, come lo ottengo dagli elementi delle singole matrici? Allora c'è un formulone che lo scrivo nel caso qualcuno volesse verificarlo, e questo è la sommatoria per R che va da 1 a M. Adesso devo un po' fissare le dimensioni. Questo qui ovviamente, se A è una matrice N per M, B è una matrice, cos'è importante, M per qualcos'altro, K, e C sarà una matrice quanto per quanto? K per qualcos'altro, H. L'importante è che, diciamo, le colonne di una devono essere le righe della successiva quando vado a moltiplicare. Questa è la compatibilità delle dimensioni. Allora, e qui viene questa formulaccia qui, e la somma per R che va da 1 a M, della somma per RS che va da 1 a K, e qui diventa A, I, R per B, R, S per C, S, J. Questa è la formula che non vado a giustificare più di tanto, però succede un po' quello che ci aspettiamo che succeda, il numero di righe compare in testa, il numero di colonne compare in fondo, poi qui ci sono RR che in un certo senso si semplificano e qui c'è SS che in un certo senso si semplificano. Questo se uno volesse insegnare a un computer a fare il prodotto di tre matrici. In qualunque ordine esegue le operazioni, cioè la formula viene questa, in qualunque ordine esegue le operazioni. Quindi posso moltiplicare prima le prime due o le ultime due, in qualunque ordine io eseguo le operazioni. Esegua le operazioni. Quindi, visto che c'è sotto questa formula, non sto a dimostrare la proprietà, però ricordiamoci che vale l'associatività. Più che le proprietà vere, conta ricordare la brutta notizia. La brutta notizia è che il prodotto non è commutativo. Brutta notizia, il prodotto di matrici non è commutativo. Commutativo cosa vorrebbe dire? Che fare A per B è uguale a fare B per A. Anzi, se faccio A per B, può darsi che B per A non si possa nemmeno fare. Diciamo, per due motivi. Uno, se posso calcolare A per B, non è detta che possa calcolare B per A. Perché le dimensioni potrebbero non essere compatibili. Anzi, quando è che sarebbero compatibili? Quando, cioè,
mi serve che siano uguali anche quegli altri. Però se anche potessi calcolarlo, 2, se anche potessi calcolarlo, anche potessi calcolarlo, ad esempio quando, questo è il caso più classico, ad esempio quando A e B sono matrici quadrate, sono matrici quadrate della stessa dimensione, in questo caso è tutto tranquillo, posso calcolare quello che voglio, della stessa dimensione, se anche potessi calcolarlo, magari, cioè può succedere che viene diverso. Può succedere che AB, A per B, è diverso da B per A. Quindi il prodotto di matrici, scordiamoci che sia commutativo. Primo, perché potrebbe non essere possibile calcolarlo, ma anche se è possibile calcolarlo, può darsi che venga diverso. Adesso tento di fare un esempio. Allora, scrivo due matrici a caso, proviamo a fare i prodotti, è probabile che vengano diverse, a meno che non andiamo a beccare proprio un caso ultra particolare. Prendo come matrice A, mettiamo 2, 3, mettiamoci uno 0 ogni tanto, 0, 1, così ci alleniamo a fare il prodotto. Come matrice B prendiamo 1, 1, 2, 5, andiamo a calcolare i due prodotti e vediamo cosa diventa. A per B. Quindi, visto che la prima volta scriviamo le cose come si deve, 2, 3, 0, 1 moltiplicato 1, 1, 2, 5. Allora, quanto fa questo prodotto? Per fare l'elemento qui in cima faccio 2, 3 moltiplicato questa. Quindi 2, 8. Il secondo diventa 2 più 15, 17. Qui 0, 1 per 1, 2 diventa 2. E qui 0, 1 per 1, 5 diventa 5. Adesso calcoliamo B per A. B per A è quasi sicuramente verrà una cosa che non c'entra niente. 1, 1, 2, 5 moltiplicato 2, 3, 0, 1. 2, 3, 0, 1. E che cosa diventa? Quando vado a fare il primo elemento, rimettiamo il colore una volta tanto, devo fare questo per questo, quindi diventa 2. Poi andiamo a fare il secondo elemento, cosa devo fare? Devo fare questo per questo, quindi diventa 3 più 1, 4. Quindi qui devo scrivere 4. Vedete che sta venendo proprio tutt'altro, non c'entra assolutamente niente. Se devo andare a fare il terzo elemento in fondo, cosa devo fare? Devo fare questo per questo, metto alla prova il numero di colori delle penne di chi sta scrivendo, qui diventa 4, viene proprio tutt'altro. E l'ultimo elemento è 2 per 3, 6, 11. Visto? Due cose completamente diverse. Esercizio, quando è che posso fare il quadrato di una matrice? Domanda. Quando posso fare A per A? Se e soltanto se è quadrata, perché perché il numero di righe della prima deve essere uguale al numero di colonne della seconda, ma è la stessa. Quindi il numero di righe di A deve essere uguale al numero di colonne di A. No, il numero di sì, insomma. Se e soltanto se, se e solo se, se e solo se A è quadrata.
Cosa succede se moltiplico una matrice per un vettore ricolonna? Cosa succede se, caso speciale, se moltiplico una matrice per un vettore colonna, che è una matrice a sua volta, per un vettore colonna, ottengo, pensiamoci un attimo, se A è una matrice n per m, B voglio che sia un vettore colonna, quindi vettore colonna cosa vuol dire? Quante righe deve avere? M per 1, perché la prima cosa deve essere fissa uguale a quell'altra, no? Cioè tanto c'è qui m, tanto ci deve essere di riga là, e quindi ottengo A per B, A tante righe quanto la prima, tante colonne quanto la seconda, quindi n per 1, quindi ottengo un vettore colonna, magari più corto o magari più lungo. Ottengo un altro vettore colonna, un altro vettore colonna. E vediamo subito un esempio di questa situazione, perché ci porterà a un certo senso di déjà vu. Prendiamo una matrice, che ne so, 2, 3, 5, 7, 1, 4. Questa è una matrice A. Moltiplichiamolo per un vettore colonna, anzi, moltiplichiamolo per un vettore colonna generico. Questo vettore colonna generico quante componenti deve avere? Ne deve avere 3 per essere moltiplicabile. Le dimensioni compatibili. E chiamiamolo x, y, z. Mi raccomando, la compatibilità è fondamentale per poter fare i prodotti. Qui c'è A e qui c'è B. Ripeto che questa lunghezza deve essere uguale a questa lunghezza. E che cosa ottengo se vado a fare il conto? 2x più 3y più 5z, e poi devo fare la seconda riga per quella colonna, ottengo 7x più y più 4z. Cosa ricorda questo? Un sistema lineare. Quindi come si può scrivere un sistema lineare? Un sistema lineare si può scrivere matrice di coefficienti moltiplicato vettore colonna di incognite uguale vettore colonna di termini noti. Questo è il fatto che collega le matrici con quello che abbiamo visto finora. Quindi il fatto fondamentale, un sistema lineare, ogni sistema lineare, si può scrivere nella forma lineare, nella forma AX uguale a B, che come forma è comodissima da scrivere perché è cortissima. Adesso però dobbiamo dire chi sono i protagonisti di questa formula, dove A è una matrice n per m, è la matrice dei coefficienti. X, volendo, è una matrice quanti per quanti. M per 1
vettore colonna è il vettore colonna delle incognite, il vettore colonna delle incognite. E B, chi è B? Quello che viene fuori. Sarebbe questo coso qui, lo vorrò uguale a un numero, uguale a un altro numero. E B, quindi il vettore colonna, quanti per quanti? N per 1 è il vettore colonna, è il vettore colonna dei termini noti, i numeri che stanno di là, dei termini noti. Nota bene quante sono, nota bene, il sistema ha quante incognite e quante equazioni. Quante sono le equazioni? Sono le righe della matrice. A n equazioni, cioè tante quante le righe, cioè tante quante le righe, quante le righe di A e di B. Dico bene? N sono il numero di righe della matrice A e il numero di righe del vettore dei termini noti, giustamente. E quante incognite? Le incognite sono N, quante? Tante quante le colonne della matrice. Ed M incognite. Incognite. Tante quante le colonne. Le colonne di A e le colonne di X del vettore. Quindi quando vado a scrivere il sistema, facciamo un disegnino. Il disegnino del sistema è: qui c'è la matrice A, qui c'è il vettore X, uguale, qui c'è il vettore B. Nota bene le lunghezze, non le ho messe a caso. La cosa importante è che questa lunghezza è uguale a questa lunghezza, e questa lunghezza, che è il numero di equazioni, mentre quello di prima è il numero di incognite, è uguale a questa lunghezza. Sì? M incognite, certo, grazie. E le righe di X. E le righe di X. E le righe di X. Ultima cosa, ultima matrice speciale, matrice speciale 2, matrici speciali, dai, ci sono due le matrici speciali, matrici speciali. La matrice nulla che cosa sarà mai la matrice nulla? Piena di zeri, uguale matrice con tutti zero. E la matrice identità. Matrice identità cosa si intende? La matrice quadrata n per n con tutti uno sulla diagonale principale e 0 altrove. Cosa vuol dire questo? Se io faccio la matrice identità, questa è la diagonale principale, è questa è l'identità 2x2 e questa è l'identità 3x3 quindi la diagonale principale è quella che fa da in alto a sinistra a in basso a destra, le altre sono tutti 0.
così. Questa è la matrice identità. Perché si chiama matrice identità? La proprietà principale della matrice identità è che tutte le volte che la moltiplico per una matrice quadrata della stessa dimensione, quindi posso fare il prodotto, viene la matrice stessa. Diciamo, la proprietà della matrice identità, e con questa concludo, proprietà della matrice identità, identità, la enunciamo in questo modo: se I appartenente alle matrici n per n, quindi quadrata, è la matrice identità, è la matrice identità, allora se io faccio la matrice identità per A, viene la stessa cosa che se io faccio la matrice A per l'identità, uno dei pochi casi in cui viene uguale indipendentemente dall'ordine in cui lo faccio, e questo viene A. Per ogni A della stessa dimensione, quadrata della stessa dimensione. Questa è la proprietà della matrice identità. E contestualmente questo ci dice chi è la diagonale principale. La diagonale principale è quella che va da in alto a destra, no, da in alto a sinistra, in basso a destra. L'altra non c'ha un vero nome, l'altra diagonale è meno importante, si chiama, possiamo chiamarla diagonale secondaria, ma è molto meno importante. La cosa importante è che se metto gli 1 sulla diagonale principale, 0 altrove, ottengo la matrice identità. Semmai poi, se abbiamo un attimo di tempo, questa formula la verifichiamo, perché è troppo importante. Va bene, questo è un punto, un buon punto in cui fermarsi.